gruppo approfondiremo le vostre idee, la conoscenza delle vostre idee, conoscerete il tutor, tra virgolette, che vi accompagnerà nella fase della progettazione. Ciascuno di noi affiancherà i gruppi e sarà a disposizione in tutta questa fase di progettazione. Il gruppo di lavoro di Think Big è composto da me, avete già sentito nei saluti Michele Gagliardo, che prego di fare un cenno, così lo identificano. Poi c'è Christian Cagliazza. E poi avete già sentito sia via mail che in voce Giuseppe Davella e Alessio Troneo, che ci supportano in tutta la parte di comunicazione, sia con voi che con l'esterno. E poi ci sono il nostro Fabio e il nostro Germano che ci danno una mano per raccogliere tutta la documentazione di video e di immagini. Ok? Quindi in questo lungo percorso avrete noi come punti di riferimento. Io, Michele e Christian come tutor dei vostri progetti e Alessia e Giuseppe per tutto quello che è relativo a organizzazione e comunicazione. D'accordo? E poi vi daremo anche i contatti e insomma ci renderemo disponibili. E prima di iniziare le presentazioni passo la parola a Michele Gagliardo, membro autorevole della Libera Università dell'Educare, che vuole salutarvi e anche forse fare una riflessione, regalarci una riflessione un po' sul senso di questa chiamata di idee. Grazie, Michele. Ah, figurati, grazie a voi, ciao a tutte, ciao a tutti. Così, diciamo che siamo arrivati alla seconda edizione di Think Big, al secondo percorso di questa esperienza ricca per noi, molto ricca. Lo possiamo dire con consapevolezza, con coscienza rispetto a ciò che è accaduto nell'anno e mezzo precedente a questo, nell'incontro, nella collaborazione con i giovani che hanno partecipato alla prima edizione, un'esperienza molto ricca per noi e non soltanto per i territori che hanno potuto godere delle idee, della creatività, della passione dei vostri compagni di viaggio. La LUDE è una piccola associazione, permettetemi di spendere due parole, si occupa dei temi dell'educazione. Siamo un gruppo di una quindicina di appassionati dell'educazione, sparsi in tutta Italia, che cerchiamo di spendere un po' del nostro tempo appunto, per occuparci di una delle esperienze umane fondamentali, forse l'esperienza umana fondamentale, che è quella dell'educare, che è quella dell'educarci e quindi dell'occuparci della crescita. In questo impegno molto umile, ma appassionato, abbiamo incontrato la Fondazione CariParma, prima in alcuni percorsi che l'hanno vista investire molte risorse in attenzione alla vita dei minori, delle bambine, dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze. Poi nel cercare di costruire dei momenti di formazione per gli educatori, per chi sente di avere questo impegno nella propria quotidianità. E insieme abbiamo organizzato quelli che si sono chiamati cantieri dell'educare, dei momenti di riflessione sull'educazione, su alcuni aspetti precisi, puntuali dell'educare quotidiano. E poi nasce l'esperienza di Think Big ed è un'esperienza molto, molto particolare. Per certi versi è simile ad altre che sicuramente avete conosciuto, magari alle quali avete partecipato, altre possibilità di mettere a bando delle risorse, delle quote di denaro per sostenere idee giovanili. Noi pensiamo che ciò che proponiamo non è così uguale agli altri, ha degli elementi di similitudine, ma così pensiamo che appunto ci sia un modo di affrontare questo percorso che è del tutto particolare, che fa la differenza.
E la cosa sta appunto nel pensare che anche dentro un'operazione che ha a che fare con la dimensione economica ci siano molti aspetti educativi. L'economia è forse oggi una tra le realtà umane che più educa persone e territori, perché è dentro le logiche e le scelte dell'economia che poi si costruisce il modo di stare insieme, si decide chi è incluso, si separa chi è escluso, no? I fortunati dagli sfortunati, si costruisce un certo tipo di mondo e di realtà. E noi pensiamo che questa esperienza di Think Big possa provare a far sperimentare e quindi affermare che l'economia, invece di essere soggetto di esclusione, di separazione, di costruzione di elite di fortunati, può essere invece occasione di costruzione di comunità. A fronte della dimensione dell'economia si possono cementare, consolidare, costruire comunità. E quindi l'economia è un collante delle nostre realtà e non è soltanto un oggetto di conflitto. Non sono superficiale, non siamo superficiali. Sappiamo molto bene che anche il nostro lavoro con voi sarà purtroppo, come lo è già stato, occasione di scelte difficili. Abbiamo ricevuto 80 idee, 75 avevano i criteri di ammissibilità, di queste 75 solo 26 sono oggi con noi e sono state ritenute finanziabili, sono entrate dentro la short list. E quindi già una scelta difficile abbiamo dovuto farla. Leggere le vostre ipotesi, i vostri percorsi, intelligentemente e in modo molto sensibile proposti. Quest'anno devo dire che quasi tutte le idee erano molto ricche e molto interessanti. La scelta è stata estremamente difficile. Ma vorremmo con voi, da qui al momento in cui la Commissione dovrà definitivamente indicare le idee finanziabili, costruire un percorso di connessione, di relazione tra di noi e con voi e tra voi. Cioè non solo immaginare che ci sia un po' di competizione tra i 26 gruppi, cosa che è naturale, perché qualcuno riceverà i finanziamenti e altri no, ma che ci sia dentro questa tensione comunque uno spirito di relazione, di connessione, di costruzione di uno spazio comune. Capire quali connessioni potete costruire tra di voi, quali forme di relazione, di sostegno reciproco, di arricchimento reciproco. Ecco, vi inviteremo non solo a guardare dentro i vostri progetti, le vostre idee, ma anche a mettervi in relazione con le idee degli altri. Per noi della LUDE la collaborazione con Fondazione CariParma e la collaborazione con voi è sinceramente un grande onore e sinceramente anche una grande responsabilità. In questi anni abbiamo fatto degli errori, anche probabilmente in questa edizione ne abbiamo fatti e abbiate pazienza, perdonateci, ne faremo ancora, ma lo spirito è quello che tento di raccontarvi. Lo spirito è di costruire uno spazio di occasione, di opportunità, di costruzione di una comunità responsabile, reciprocamente responsabile, attraverso le vostre idee, le vostre sensibilità, le vostre grandi attenzioni. Qualcosa si sta muovendo, i dati sono molto interessanti. Pensate che lo avete visto da Facebook, dai social, quasi 30.000 persone hanno partecipato alla votazione nella community. 30.000 sono tantissime, ma anche i dati di chi ci segue appunto sui siti sono estremamente alti. C'è un grande movimento che è nato attorno a questa nostra esperienza e questo per noi è di grande responsabilità. Il nostro percorso nasce in un momento difficile. Tanti di voi lo hanno detto,
hanno richiamato un'attenzione, una cura particolare, giustamente. E siamo grati a voi che avete costruito, nonostante le difficoltà di questi mesi, delle idee di grande valore. Avete potuto trovare il modo e lo spazio per lavorare insieme, per partecipare a questa comunità, a questo percorso. Non è stato semplice neanche per noi far partire ed accompagnare senza la possibilità di vivere una conoscenza più diretta, che guardate, non è soltanto l'aspetto importante della relazione, è proprio ciò che fa la differenza, che rende educativa una situazione, perché la connota dal punto di vista della formazione. La formazione accade solo se le persone si incontrano e si aiutano reciprocamente. E questa sarà una nostra cura, anche con queste formule un po' particolari, ma appena sarà possibile in autunno, a renderla appunto un'occasione concreta di incontro e di formazione comune, di costruzione di questa comunità composta da noi in relazione con voi. Ecco, proviamo allora, per quanto è possibile in questa forma, e poi appena riusciremo di presenza tutti insieme, a seguire questo percorso eccezionale. Vi invito anche a farlo se le vostre idee non saranno finanziate, perché ecco, è un modo di star dentro una comunità, di offrire uno spazio di collaborazione e di poter trovare in futuro un'altra occasione. E vi invito ancora, l'ultima cosa, in questa fase di progettazione, di fare ciò che in parte avete già cominciato a fare, di guardare al futuro in modo attento, intelligente, con un bel progetto che rilanci agli occhi di tutti la visibilità e la possibilità di qualche cosa di particolare. Non guardiamo al futuro, come molti fanno, con grande timore, solo con grande timore. Guardiamolo, e leggendo le vostre idee, per noi è stato così, riconoscendone le possibilità, le straordinarie possibilità. Ecco, mi permetto di invitarvi a mantenere questa cura e questa attenzione. Le vostre idee ci aiutano e aiutano i contesti nei quali voi vivete e inserirete i percorsi progettati a pensarsi come uno spazio straordinario possibile, che va oltre il limite, che va oltre il limite che oggi ci sembra così grande. Ecco, quindi vi ringrazio a nome della LUDE, siamo contenti, sono contento di fare un pezzo di strada insieme e di mettere reciprocamente al servizio le nostre piccole esperienze, le nostre piccole competenze, perché si possa contribuire a costruire un futuro straordinario per tutti, davvero per tutti, e lo si possa fare insieme. Grazie. Signori, io adesso vi invito a mettere in crisi la nostra piattaforma. Riattivate l'audio tutti quanti e facciamoci un applauso, perché ne abbiamo bisogno per incoraggiarci. La piattaforma ha retto, Giuseppe e Alessia, mi sembra una buona prova questa. Consentitemi di ringraziare Michele, perché a nome di tutta la Libera Università dell'Educare, perché ha saputo con le sue parole interpretare di questo nostro lavoro. E come ha già detto lui, non è semplice scegliere tra tante buone idee quelle da valorizzare. Se si fa con responsabilità questo lavoro è veramente una sofferenza, è faticoso, perché devi leggere con attenzione tanto contenuto, ed è anche doloroso, tra virgolette, perché scegliere qualcuno significa escludere altri, però è necessario, quindi l'importante è farlo con responsabilità, il che non esclude degli errori, ce lo siamo detti, ma se siamo in buona fede va considerato positivamente anche l'errore.
E un'ultimissima considerazione prima della presentazione dei gruppi: abbiamo letto tante buone idee e ci siamo sorpresi della qualità dei vostri gruppi, della qualità della vostra preparazione, delle vostre specializzazioni, delle vostre anche passioni. Cioè, avete raccontato delle idee, ma l'avete raccontato a partire da una grande passione che avete dentro, da grandi professionalità e direi da studi importanti. Ecco, abbiamo letto idee che erano molto coerenti col vostro percorso personale. E questo è importante e credo che sia determinante anche per il possibile successo della vostra idea. Questo serve, secondo me, anche a capire che chi inevitabilmente sarà escluso, no? Perché non tutti potrete essere finanziati, e non si arrenda. Cioè, è solo una parte di un cammino. Ci saranno altre occasioni, ci potranno essere occasioni dentro questo percorso, fuori o accanto, e quindi insomma cogliete tutte le opportunità. E consentitemi, prima di passare alla presentazione, di dare un saluto velocissimo a Donatella Aimi, che so che essere qui presente, anche se in maniera molto discreta, che è il nostro punto di riferimento e ancoraggio dentro la Fondazione Cari Parma, nostro angelo custode. Se ha voglia di farsi vedere, bene, altrimenti, come tutti gli angeli custodi, ci seguirà in maniera discreta. E allora, direi di iniziare con la presentazione dei progetti e dei gruppi. Alessia mi aiuterà a chiamare l'appello. Ricordo a tutte e a tutti che dobbiamo essere efficaci e tempestivi. Quindi abbiamo 3 minuti di tempo ciascuno per far innamorare i membri della commissione. 2 minuti mi dicono, scusatemi, ho sbagliato. 2 minuti ciascuno. E per far innamorare i membri della commissione e gli altri della vostra idea. Quindi ripeto, non ci serve una descrizione analitica, ci sarà spazio per fare questo oggi pomeriggio e in seguito. Ci serve capire il focus della vostra idea, l'originalità, la passione che ci sta dietro. Ora mi sto caricando di aspettative e di stress, lo capisco, ma serve anche questo, almeno di solito si funziona meglio quando si ha molta attenzione. Allora, Alessia, vuoi chiamare tu l'appello? Lasciami dire soltanto una cosa, Salvatore. Per favore, massima attenzione a tenere i microfoni spenti durante la presentazione degli altri gruppi. Vi spiego anche perché stiamo registrando questa sessione. Registriamo la webcam di chi parla. Se l'unico microfono acceso è quello di chi parla, noi abbiamo l'inquadratura fissa sostanzialmente. È una cosa tecnica, ma chiunque accende il microfono sostanzialmente si sovrappone a chi sta parlando e ci complica il processo di registrazione. Quindi Salvatore e Alessia compresi, che faranno l'appello, subito dopo aver fatto l'appello, per favore che spengano il microfono così come tutti gli altri. Perfetto, cominciamo in ordine alfabetico come ci siamo detti, cui al balcon Francesco e Luca, giusto? Aspetta Alessia che io faccio partire il countdown, perché saremo abbastanza fiscali, diciamo. Ecco. Okay. 2 minuti. Giusto? Vai al balcon. Ciao, noi siamo Francesco Chiari. Sono Luca. Ciao Luca. Buongiorno. Io sono un tecnico del suono, uno studio di registrazione, mi occupo di eventi live, mentre Luca... Insegnante di musica e organizzatore di eventi. Esatto, dunque la nostra idea si chiama Parma al balcone, è nata chiaramente durante la fase di lockdown, perché volevamo fare una possibilità, oltre a dirette... C'è un microfono aperto, ok? Oltre a dirette streaming... per fare degli eventi, e quindi è nata questa idea qua di fare dei palchi itineranti, quindi portare in giro per Parma e magari non solo, anche in provincia, degli spettacoli che quindi nello stesso giorno possono toccare più piazze, più posti, e coinvolgere e creare più connessioni possibili con altre persone. E perché no, andare anche in quei posti dove di solito non si creano degli eventi, cioè le periferie, anche centri anziani, ospedali, poi si è venuto in mente anche carcere. Insomma, cercare di creare il più possibile
delle connessioni con più enti possibili, collaborare con enti del terzo settore, quindi dello spettacolo, della cultura, fare sia concerti che letture, insomma cercare di portare nelle case di tutti i cittadini un po' di cultura, oltre che avere le dirette Instagram, insomma dare un po' una... Esatto, quindi oltre che diciamo a salvare un pochino la situazione che è quella degli eventi, degli spettacoli in generale, ci siamo anche interrogati un pochino sul valore sociale che hanno sempre gli spettacoli, che ha sempre la cultura, e quindi può essere anche uno strumento diciamo di riqualifica di certe situazioni, appunto come diceva Francesco, ripeto, le periferie, i posti dove non ci sono i locali, dove ci sono delle persone che magari non possono spostarsi, non possono uscire di casa, e quindi in questo modo la cultura va da loro, va sotto i loro balconi, e i balconi diventano appunto un palco per queste persone. Ci siamo, finito. Grazie. Hai il microfono? Vai Alessia. Ok, secondo gruppo, Braci. Ciao a tutti. Ciao. Ok, allora io sono Pippi. Io sono Virginia. Io sono Tea. E noi siamo appunto Braci, che è l'acronimo di Brevi Ricordi Antichi Creano Immagini. Noi abbiamo tre elementi portanti del nostro progetto, che sono gli oggetti, le persone e il tempo. Braci nasce dalla nostra idea di mantenere accesa la memoria di una tradizione, di un tempo che sono lontani da noi, ma soprattutto lontani dalla città. Per questo abbiamo scelto come protagonisti 8 paesi della provincia. Allora, il nostro mezzo creativo è il video, perché crediamo che il linguaggio... Allora, crediamo che il linguaggio migliore sia quello delle immagini, perché è in generale. E in più, siamo tre artiste e studentesse di cinema e di animazione. Quello che vogliamo fare con Braci è una raccolta di oggetti, ma non solo l'oggetto in sé, ma i ricordi che sono legati, e trasformare questi oggetti in video, giocando con questi oggetti, sperimentando e collegando storie e generazioni. Quindi, ci dividiamo in tre fasi. Prima fase è la raccolta degli oggetti, che avverrà in 8 paesi della provincia, che sono 4 dell'Appennino e 4 della Bassa, installando una struttura apposta dove verranno raccolti gli oggetti e delle testimonianze video di ogni persona che porterà il proprio oggetto e quindi il proprio ricordo. Seconda fase è la realizzazione di questi video, che saranno dei video in animazione, solitamente in animazione stop motion, perché noi siamo specializzate in questo. Quindi realizzeremo questi 8 video diversi, uno per ogni paese, avendo delle collaborazioni anche possibilmente con giovani artisti del territorio della provincia di Parma. L'ultima fase è quella della mostra finale, dove verranno proiettati questi 8 video, verranno esposte tutte le Braci, quindi tutti questi oggetti che abbiamo preso e trovato nelle varie province, e un docufilm che sarà la realizzazione di tutto il progetto, quindi un docufilm che realizzeremo durante tutto il nostro progetto. Diciamo che col nostro progetto artistico vogliamo continuare a far ardere queste Braci, questi ricordi, queste storie, alimentandole e conservandole per non farle estinguere. Inoltre vogliamo fare una raccolta online di tutti gli oggetti. Un archivio online di tutti questi oggetti, raccontando tutte le storie che ci sono dietro, tutti i ricordi. Audio riattivato. Va bene così. Avete Grazie. Rubato 2 secondi, ce li riprenderemo. Pochissimo! Do la parola per un attimo a Giuseppe D'Avella. Sì, dovrei chiedere in particolare, mi dispiace diciamo puntare su una persona, di fare particolare attenzione al proprio microfono a Renato Valessi, perché si accende ripetutamente, io glielo spengo, ma poi si riaccende, quindi se per favore può fare attenzione a tenerlo spento. Grazie. Vai Alessia. Perfetto. Con l'altro gruppo. Continuiamo con Canva. Vi prego di guardarmi, perché io quando mancano 5 secondi vi faccio il countdown. Mi sentite? Ok. Buongiorno a tutti, io sono Tania e sono insieme ad Emil per presentarvi il progetto. Nasce da un'idea composta tra di noi, tra Emil che lavora in un processo di riscoperta e riabilitazione della cultura della canapa e io invece che lavoro sull'architettura sostenibile, la partecipazione cittadina e l'autocostruzione. Da questa idea nasce Canva. Canva è un termine canapa,
in dialetto parmigiano, e si fonda sull'idea di immaginare e realizzare in modo partecipato un campo didattico polifunzionale che abbia al suo interno una serie di attività che possano rispondere a quelle che sono le necessità in questo momento specifico e anche nel tempo delle persone che abitano la città. Da una parte pensiamo di ovviamente adibire a cultura, quindi tutto il processo di coltivazione della canapa, il monitoraggio dalla piantagione fino all'utilizzo delle fibre e quindi tutto agli elementi di recupero della pianta. Dall'altra parte invece pensiamo a un'autocostruzione assistita da tecnici insieme a Manifattura Urbana, l'associazione di cui faccio parte, che attraverso l'autocostruzione di strutture leggere potrà creare degli spazi all'aperto per una didattica senza mura, una didattica che risponde anche alle necessità di questo periodo storico, uno spazio che possa essere utilizzato dalle scuole, dall'università, dagli istituti scolastici in generale e dalle associazioni della città per mille scopi. E un'altra parte che noi vorremmo affrontare è quella dei laboratori didattici creativi, sempre utilizzando materiali naturali o gli elementi appunto della finitura della canapa. Un altro punto tra i vari del progetto è quello del recupero della tradizione, quindi della storia orale attraverso delle interviste sulla storia della canapa, per cui il nostro territorio è molto ricco. E mi fermo qui. Benissimo. Vai, quindi Alessia. Passiamo al gruppo successivo, alla Casa Maternità, che vi ricordo è stato il gruppo più votato, che ha ricevuto più voti validi dalla community online. Prego, ragazze. Ciao a tutti, sono Anna Bertoni e nel nostro gruppo siamo io e Giuditta Marazzi, che siamo due ostetriche specializzate nel parto a domicilio, poi c'è Francesca Saccani, che è un'insegnante, e Silvia Vezzani, che è un'esperta contabile. Con il progetto Casa Maternità La Maca vorremmo fondare un luogo in cui il sapere ostetrico sul parto a casa e la cultura della buona nascita, maturati a Parma negli ultimi 25 anni, grazie alla legge 26 del 98, possano finalmente mettere radici, tramandandosi anche alle generazioni future, nuove di ostetriche, e amplificando i propri benefici sulla salute della donna e della comunità. Le evidenze scientifiche dimostrano che per le donne con una gravidanza fisiologica il parto a domicilio e in casa maternità migliora gli esiti di salute della mamma e del bambino, anche rispetto a un parto ospedaliero. La stessa Corte Europea dei Diritti Umani ha dichiarato che la scelta del luogo del parto è un diritto inviolabile dell'essere umano. E anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dichiara che la donna deve avere la possibilità di partorire nel luogo che sente più sicuro per sé e in cui sia possibile garantire un'assistenza appropriata e sicura. E che in ordine tali luoghi possono essere la casa maternità, come nel nostro caso, e infine l'ospedale. La casa maternità per noi è un luogo in cui le donne e le famiglie possono sentirsi protagonisti di tutto il percorso nascita. E un bambino che viene accolto nel mondo con rispetto e dolcezza riceve un prezioso imprinting per la propria crescita. E così anche una donna che vive il proprio parto in modo attivo e consapevole è una donna che attiva le proprie risorse personali, prende fiducia in se stessa e avrà cura della propria genitorialità. Con il progetto Casa Maternità La Maca vorremmo fortificare le donne e le coppie contro le fragilità e le solitudini tramite l'ascolto e la condivisione sociale. Vorremmo creare un luogo in cui ognuno di noi possa diventare parte di quel villaggio di cui ogni bambino ha bisogno per crescere. Grazie, scusate la lunghezza. In nome dei bambini ti perdoniamo, ma che sia l'ultima volta. Va bene. Scusate se faccio questa parte, ma è per dare a tutti la stessa opportunità e per non sforare troppo nei tempi. Vai, Alessia. Ok, forse ragazzi di Chiro, tocca a voi. Ok, ci siamo. Chiro nasce in un momento
del lockdown, dove è riemersa. Un attimo solo, ci serve la webcam, perché vi stiamo riprendendo, se riesci. Io ho la webcam attiva. Cioè, Nicola, la webcam attiva. È corretto, Nicola ha la webcam attiva, ce l'ha spenta Gabriele. E allora, non ti preoccupare, stanno parlando Nicola e Gabriele, per favore. La mia non è attiva. Confermo che quella di Gabriele non è attiva e chiederei a Gabriele di tenere il microfono. Ora è attiva anche quella di Gabriele. E chiederei, non so se fate gli interventi insieme, non tutti e due i microfoni accesi, a turno quando parla. Ecco, perfetto così, grazie. Sì, lo facciamo a turno. Inizio io e poi va Gabriele. Quindi cerchiamo proprio perché siamo distanti. Infatti vi spiego la situazione in cui è nata e gli effetti positivi, poi Gabriele vi spiega invece nello specifico il progetto, qual è la nostra soluzione. Chiro nasce durante il lockdown, dove è emerso chiaramente un nuovo posto per la casa. La nostra generazione aveva lasciato la casa prima del lockdown un attimo come spazio accessorio, senza il fatto che le case sono sempre più piccole, sono sempre più strette. Durante il lockdown è sicuramente emersa la centralità della casa, ci abbiamo vissuto, lavorato e via dicendo. Questo effetto anche appunto di lavorarci continuerà. Il remote working, lo smart working avrà degli effetti duraturi e potrebbe essere effettivamente la nuova normalità. Chiro si inserisce proprio in quest'ottica, migliorare appunto l'effetto dello smart working è la casa. Spesso le persone che lavorano da casa hanno l'incapacità di riuscire a staccare da lavoro e hanno anche altri problemi legati effettivamente agli spazi angusti della casa. Noi crediamo molto nello smart working, crediamo che possa effettivamente dare un beneficio alla comunità, soprattutto in città come Parma, anche a città della provincia, perché la gente non deve essere più legata all'unità produttiva. Per questo motivo vogliamo eliminare diciamo gli svantaggi o comunque ridurli attraverso Chiro. Eccoci qua, come diceva Nicola, sì, il discorso dell'abitazione è diventato importantissimo. Quello che vogliamo creare noi con Chiro è un nuovo modello di arredamento che possa permettere di lavorare da casa in ambienti gradevoli, con oggetti funzionali e che riescano a conciliare la doppia natura della casa, quindi la normale vita domestica con il lavoro, e poterlo fare in pochissimo tempo, essendo estremamente versatili. Quindi il nostro progetto Chiro si concretizza in primis attraverso la realizzazione di un tavolo, di una scrivania, dalla doppia valenza, quindi una scrivania che aperta ci fornisce uno spazio di lavoro completo con monitor, PC, attrezzatura, Gabriele, spazi per... E sì? Finito il vostro tempo. Mannaggia, niente, peccato. Va bene così, tranquilli, avrete modo di approfondire. A quanto pare sarà caldo e ci sarà sole finora. È attivato. Perdonate. Scusate se sono stato brusco, ma mi pagano per questo. Alessia? Ok, procediamo con compiti. Compiti, tocca a voi. Sì? Mi sentite? Ci sono? Buongiorno, io sono Marcello. Sono un architetto, sono un formatore e insieme a Vera e Ivano, che si occupano invece di digital marketing, abbiamo progettato Compiti. Noi ci siamo conosciuti all'interno di una situazione come questa, cioè un webinar online dedicato alla gamification. Ci siamo ritrovati in una room e lì è nato il nostro progetto. Lavoriamo tutti e tre contemporaneamente e quotidianamente con scuole e aziende, chi come formatore, chi come freelance, chi come dipendenti. E siamo convinti che la partnership tra scuola e impresa sia strategica per il territorio in cui operano sia le aziende sia le scuole. Per questo è nato Compiti. L'obiettivo di Compiti è quello di ottimizzare lo sviluppo dei progetti di responsabilità sociale di impresa, coinvolgendo attivamente gli studenti delle scuole superiori. Lo si farà attraverso una piattaforma agile e aperta, perché l'azienda è un soggetto attivo del territorio e naturalmente deve contribuire al suo sviluppo. Le scuole invece sono impegnate
per creare dei percorsi di, per lo sviluppo delle competenze trasversali e orientamento. Queste dall'anno 2019 per il 2020 sono state introdotte, che è l'ex alternanza scuola-lavoro. Queste esperienze naturalmente devono essere stimolanti e formative. L'interazione però tra questi protagonisti del circolo virtuoso è in parte limitata dalla mancanza di strumenti specifici. Quindi Compiti intende agire su questo punto, ottimizzando la collaborazione tra il mondo scolastico e il mondo imprenditoriale, attraverso l'introduzione di uno spazio virtuale, di uno spazio digitale su cui progettare e interagire per creare impatto sociale. Compiti è uno strumento che potenzia quindi la partnership tra scuole e imprese. Due minuti, Patti. Marcello ha guadagnato 5 secondi, lo ringraziamo per questo. Grazie Marcello. Grazie. Vai, Alessia. Marcello. Da Devo, Rossella e gli altri, tocca a voi. Ciao a tutti, sono Davide. Insieme a Rossella e Jacopo portiamo da Devo. E ci siamo conosciuti all'interno delle officine on-off durante un pranzo. Rossella si occupa di didattica e ha iniziato a parlare dei problemi che aveva con la didattica digitale. E io e Jacopo ci occupiamo di tecnologia, programmazione, io siti web, e quindi ci siamo, diciamo, interessati a questi problemi cercando di risolverli. E questo succede a gennaio, subito dopo il lockdown. E quindi ci ritorna in mente quell'idea, diciamo, cavolo, però può fare davvero la differenza una cosa così. E quindi da Devo diventa un progetto su cui vogliamo davvero lavorare. Che cos'è da Devo? Allora, noi abbiamo immaginato uno spazio virtuale, digitale, che possa essere fruibile, quindi utilizzabile da tanti dispositivi, quindi dove gli studenti, noi abbiamo pensato quelli delle scuole medie, possono entrare, diciamo, virtualmente e depositare tutto il materiale digitale creato all'interno dei laboratori didattici digitali oppure durante le lezioni a casa, appunto attraverso il computer. E questo perché? Cos'è che risolve? Risolve il problema, uno, della dispersione delle competenze digitali, cioè quando i nostri ragazzi creano qualcosa, di solito viene perso in un server scolastico o nel computer dell'insegnante o in una chiavetta. Non esiste un luogo dove tutte le creazioni digitali degli studenti possono essere ritrovate. E noi vogliamo creare proprio qualcosa che permetta agli studenti di avere un loro storico, come una specie di quaderno che possa portare durante gli anni e possa riempirsi. E ovviamente noi siamo molto aperti a qualsiasi collaborazione, perché il nostro progetto non è un progetto chiuso. Noi vogliamo andare incontro sia agli insegnanti, sia ad eventuali anche startup o cose che vogliono creare nuovi strumenti per gli insegnanti, in modo da poter ampliare, diciamo, il nostro progetto e poter inserire più contenuti. Noi abbiamo fatto l'esempio di Minecraft perché hai visto il video, però ce ne possono essere centinaia. Grazie. Grazie Davide, tempismo ineccepibile. Vai Alessia col prossimo. Ok, adesso siamo con ERAP, Ruben, Chiara, Silvia e Pierpaolo, giusto? Giustissimo. Buongiorno a tutti, io sono Ruben Foresti, assegnista di ricerca in tecnologie mediche applicate e team leader del progetto ERAP. Il problema sul quale ci siamo concentrati è un problema generato da questo contesto di pandemia, dove effettivamente si è complicato molto quello che è le attività di assistenza domiciliare. Nello specifico vediamo che per poter assistere correttamente il paziente, raccogliere le informazioni nel modo più giusto, dovremmo recarci presso di lui, e abbiamo visto che ci sono tutta una serie di procedure di estinzione per contenere le contaminazioni. Questo poi ha avuto delle forti ricadute soprattutto sulla riabilitazione, quando effettivamente il paziente deve essere seguito diventa impossibile, estremamente costoso. Quindi l'idea che abbiamo pensato e che abbiamo sviluppato è un'applicazione intelligente capace di raccogliere i dati, di elaborarli e di interagire con il paziente, in modo tale quindi da migliorare quello che è la nostra assistenza e la capacità di assistere il paziente. Contemporaneamente il medico viene informato con una mole di dati molto superiore rispetto alla tipica, perché sa quello che è avvenuto ogni giorno.
La vera forza però di questo progetto è la piattaforma, perché questa piattaforma risulta particolarmente customizzabile e scalabile per ogni tipo di patologia. Quindi questo nel tempo potrebbe andare a impattare anche sull'inquinamento e la migrazione di massa che si ha verso gli ambulatori. E in tutto questo contesto ridurremmo quindi anche i contagi tipici che avvengono negli ambulatori. Ma questo è possibile grazie a un team transdisciplinare dove io mi occupo di bioingegneria, Chiara Martini, che è la direttrice dei tecnici radiologi, coordina quelle che sono le attività dei clinici che poi ci possono dare i feedback sulla customizzazione di questo processo. Per Paolo Pignalosa ci aiuta nello sviluppo della parte software e Silvia Tolino nella traduzione del nostro prodotto e servizio, in modo tale da renderlo fruibile velocemente a tutti quelli che ne hanno bisogno attraverso la costituzione di una fondazione senza fine di lucro. Grazie a tutti. Grazie, bravissimo Ruben. Tempi perfetti. Hai spaccato il secondo. Va bene, adesso tocca a Guido Junior. A voi la parola. Eccoci, ciao a tutti. Sono Elisa del progetto Guido Junior, c'è anche Alice. Non so se vuole salutare. Se no procedo con i 2 minuti per la presentazione. Vado? Allora, ciao a tutti. Appunto, il progetto Guido Junior nasce in Appennino, a Berceto, nello specifico questo comune, con l'intento di sostenere e occupare in modo costruttivo i giovani locali attraverso processi partecipativi allo sviluppo del territorio in cui sono nati. Ci siamo dedicati all'età adolescente perché in questo contesto montano non è assolutamente facile coinvolgerli in attività propositive. Il progetto quindi verrà attuato in collaborazione con le scuole, nello specifico le scuole medie del paese di Berceto, attraverso il coinvolgimento diretto di partner esperti, tra cui un'antropologa, un insegnante di teatro, un geologo, un operatore forestale e un gruppo di guide e guide. Questo perché vogliamo creare questo gruppo nuovo di adolescenti in grado di accompagnare i turisti in escursione alla scoperta del territorio nell'estate del 2021. I 23 studenti della scuola media quindi verranno a seconda dei loro interessi suddivisi in 3 aree tematiche. Il primo farà lezioni più naturalistiche e paesaggistiche, il secondo più sulla storia e la cultura del territorio, mentre il terzo più pratico si occuperà delle necessità di manutenzione fisica e materiale dei sentieri. Tutti faranno inoltre appunto queste lezioni di teatro per sviluppare le abilità comunicative personali, visto che appunto nell'estate prossima saranno i ragazzi stessi a guidare gruppi di turisti alla scoperta del territorio, generando così secondo noi anche un ritorno positivo in senso di risposte turistiche, che ce n'è sempre un gran bisogno. Tutto il progetto sarà inoltre affiancato da un videomaker che realizzerà un documentario dell'iniziativa e che verrà regalato poi tramite chiavetta USB ai ragazzi, alla Guida Junior insieme a un attestato, generando secondo noi un ulteriore incentivo nei ragazzi a prendersi cura del loro territorio di nascita in cui vivono. Elisa, va bene così, grazie. Finito. Grazie. 2 minuti passano in fretta, eh? Sì. Vai Alessia. Human Books, fateci sognare. Buongiorno, riuscite a vedermi? Adesso sì. Ok, grazie. Adesso sì. Allora, buongiorno, siamo molto felici di essere qui. Io sono Noa Zatta, sono un'attrice e insegnante di recitazione e sono qui con Giada Pedroni, attivista in collettivi ambientalisti, studenteschi e femministi. Insieme abbiamo deciso di creare un evento della durata di 10 giorni nelle biblioteche di Parma che si chiama Human Books. Ci ispiriamo a Human Libraries, nato a Copenaghen nel 2000. E cosa vogliamo fare? In pratica, nel corso di questi 10 giorni, ci saranno 50 persone divise per 5 persone ogni giorno che si metteranno a disposizione del pubblico come se fossero dei libri umani. Queste persone saranno diverse per orientamento religioso, orientamento sessuale, età, esperienze di vita, provenienza, e saranno tutte quante a disposizione di uno scambio culturale. Perché facciamo questo? In pratica lo facciamo per scardinare i pregiudizi che dilagano nel nostro paese. Razzismo, pregiudizio, discriminazione
sono tutti quanti morbi terribili. E noi pensiamo che lo scambio culturale, lo scambio della conoscenza, siano un'arma necessaria e molto giusta per scardinare questi morbi della nostra società. Conoscere realtà dissimili dalla propria è il primo passo per la comprensione del diverso e ancora di più, dato che in questo periodo ci siamo ritrovati a dover essere lontani l'uno dall'altro, secondo noi questo scambio culturale in modo diretto è la forma migliore per ritornare a vivere questo mondo insieme, vivere la collettività comune. E in questo modo io e gli altri ragazzi di questo progetto, Giada e Davide, creiamo un connubio tra le nostre passioni che sono l'arte, la creatività, la recitazione e l'amore per il sociale. Ecco, ho finito. Grazie Noa, perfetta nei tempi. Grazie. Alessia, a te. Allora, intanto complimenti a tutti per la disciplina, siete riusciti a rimanere nei tempi, siete perfetti e siete anche incisivi. Per cui complimenti, continuiamo con il prossimo gruppo che è Idee in Loop. A voi la parola. Sì, buongiorno, sono Giuseppe e insieme a Gabriele, Nicolò e Francesco abbiamo deciso di proporre Idee in Loop, dove Loop sta per Laboratorio Urbano di Prossimità. E diciamo che l'intenzione di candidare il progetto e la possibilità quindi di istituire il Laboratorio Urbano nasce dall'interesse di tutti e quattro per la città in cui viviamo e per una visione ampia della città che mette insieme non solo lo spazio edificato, quindi gli edifici e gli spazi aperti, ma soprattutto le persone che abitano la città. E il laboratorio proporrà strumenti per la trasformazione della città o, come si dice oggi, per la rigenerazione urbana. E come lo farà? Lo farà soprattutto coinvolgendo la cittadinanza, ma questo coinvolgimento dovrà trovare un equilibrio nel momento in cui cercheremo di far dialogare la comunità, la cittadinanza, con chi la città la progetta e la pianifica. E, l'idea è partita dall'osservazione dei luoghi della città, diciamo quindi dei luoghi abbandonati, dei luoghi che non hanno una vera identità, e cercando appunto di ricreare. L'obiettivo finale è quello di dare caratteri ad alcuni spazi della città, come dire, di una domesticità allargata, quindi di ritrovare anche all'interno della città le possibilità per essere abitata dalle persone e quindi fare in modo che queste si identifichino in un luogo e sì, la prossimità. Il tema della prossimità nasce proprio dall'intenzione di riavvicinare le persone ai luoghi abbandonati e soprattutto delle persone all'interno della comunità. Sì, grazie. Perfetto. Grazie. Grazie Giuseppe. Allora, direi di continuare con il prossimo gruppo. Vai Alessia. Allora, il prossimo gruppo che prende la parola è Improve Oltre Torrente. Intanto ditemi se l'ho pronunciato correttamente, poi a voi la parola. Buongiorno a tutti, io sono Francesco, sono uno storico dell'arte e io sono Domenica, sono uno psicologo sociale. Il nostro progetto è volto a far partecipare gli abitanti del quartiere Oltre Torrente e quindi affiancare una nuova narrazione a progetti di riqualificazione urbana che sono in corso all'interno del quartiere, come ad esempio quello dell'ospedale vecchio. Quindi attraverso l'elaborazione di pensiero critico, il confronto fra persone del quartiere che sono anche di estrazione eterogenea, come ben sappiamo, vogliamo puntare appunto a riscrivere delle narrazioni, a mettere in evidenza i punti di forza e le criticità del quartiere attraverso la pratica partecipativa del photopolis.
Photo Voice è una banda che nasce appunto in psicologia sociale e permette anche a chi non è propenso in grado di esprimersi in determinati contesti di partecipare tramite le arti visive, in particolare appunto la fotografia. Il progetto si organizza appunto in laboratori divisi per gruppi nei quali ai partecipanti sarà richiesto di produrre delle foto riguardo a specifici temi che saranno dettati di volta in volta e successivamente all'incontro successivo verranno discussi tramite dei focus group. Questo permette quindi di individuare quali sono soggettivamente per ogni persona le risorse ma anche le problematiche del quartiere e creare una nuova narrazione collettiva che crea una linea, diciamo, che va dal passato al presente e si proietta verso il futuro. Questo perché? Perché noi pensiamo che non basti riqualificare i luoghi per dare ai luoghi un nuovo significato. Si concluderà tutto con una mostra fotografica nel quale le opere e i concetti verranno appunto esposti alla cittadinanza. Fine. Benissimo, avete guadagnato 10 secondi e di questo vi ringraziamo perché non ha perso in efficacia la vostra presentazione. Grazie. Alessia? Allora, il prossimo gruppo, In strada caduti, in strada rinati, a voi. Sì, salve a tutti, sono Giuseppe Mapani, insieme ai miei colleghi Cin60 abbiamo proposto quest'idea In strada caduti, in strada rinati. Durante la presentazione si è parlato anche di comunità, identità ed educazione e sono parole chiave per il nostro progetto in realtà, che consiste appunto nella formazione di una comunità e nel tentativo di avvicinare i giovani a quello che è l'ambito storico su cui appunto si va a fondare l'identità culturale, l'identità di tutti. Per quanto riguarda appunto l'idea di progettuale vera e propria, abbiamo previsto la creazione di due percorsi, uno fisico e uno digitale, finalizzati appunto a ripercorrere la memoria storica di Parma, in particolar modo quella delle brigate del 22, anche diciamo in concomitanza del centenario della ricorrenza appunto che ci sarà tra due anni, e quello delle pietre d'inciampo. L'idea è quindi quella di realizzare delle opere di street art e arte urbana nei luoghi in cui erano ubicate le barricate, quindi seguendo seguendo un itinerario, un percorso nel centro città, e un percorso digitale. Il percorso digitale al quale si potrà accedere tramite QR code situati appunto sui luoghi delle barricate e delle pietre d'inciampo, che riportino su un sito. I contenuti del sito saranno prevalentemente storici e legati anche al mondo dell'illustrazione, realizzati in collaborazione anche con associazioni locali, così come anche la street art vera e propria, e verranno realizzati chiaramente tramite dei workshop che saranno gratuiti, quindi appunto per quanto riguarda l'educazione tentiamo di dare a tutti i giovani un'educazione anche artistica e storica gratuita, affidandoci a professionisti del settore. Grazie Giuseppe, grazie mille. Alessia, a te. Grande Giuseppe, passiamo la parola a Mudico. Ciao a tutti, sono Sofia e stamattina sono qui con Lorenzo, che vi può fare ciao con la mano. E noi oggi rappresentiamo il progetto Mudico, che significa Museo Diffuso di Comunità. Innanzitutto, che cos'è un museo diffuso? Noi siamo partiti un po' da questa definizione. Significa eleggere un intero territorio a museo, quindi senza barriere, senza spazi chiusi, e questo ci sembrava sicuramente interessante anche per la situazione, come più volte è stato ripetuto stamattina, che è venuta a crearsi anche dal problema dell'emergenza sanitaria in poi, ma anche perché noi con il nostro progetto vorremmo provare a promuovere un'idea innovativa
che sicuramente non abbiamo inventato noi, ma che ci piacerebbe contribuire a portare qui in città, ovvero quella di portare degli elementi di novità e modernità, se vogliamo, rispetto alla valorizzazione del patrimonio storico di questa città. Innanzitutto sul fare ricerca. Noi vogliamo fare ricerca che sia partecipata tra di noi, quindi significa ricerca collettiva, significa ricerca multidisciplinare, e soprattutto partecipante, quindi significa non chiuderci in una torre d'avorio in quanto ricercatori o esperti, ma invece coinvolgere proprio la comunità stessa in questo processo di raccolta e valorizzazione. In secondo luogo, una novità rispetto alla fruizione che può essere questa cosa, quindi una fruizione che vuole essere libera e interattiva. Interattiva sia perché il nostro obiettivo è quello di creare dei percorsi rispetto alla memoria storica della città, che però non sia la memoria mainstream, quella che conosciamo, quella dei progetti enogastronomici oppure quelli del centro storico, ma andare a raccogliere anche le piccole storie di questa città. E non solo le storie, ma anche il presente, questa è la grande sfida, quindi dinamico in questo senso, perché ci interessa la storia, ma ci interessa anche quello che sta succedendo per questo motivo. E quindi questo potrà avvenire in diverse forme, sia in maniera online, sia in presenza. Sofia, grazie mille, molto efficace. Il prossimo? Perfetto. Il prossimo è Musemu. La parola a voi. Eccomi, io sono Riccardo Reina, sono regista teatrale e ringrazio i gruppi precedenti perché mi hanno facilitato molto il compito. Sono progetti che potrebbero benissimo entrare in sinergia con il nostro, perché ci sono tantissime affinità, mi riferisco sia a Mudico che a In strada caduti, In strada rinati. Nel senso che anche l'idea del Musemu prende forma come reazione a questo momento particolare che stiamo vivendo, e però nasce anche da una ricerca artistica precedente e proprio come un modo per riconquistare la prossimità sociale e riconquistare anche la città come uno spazio collettivo e condiviso. Criticità che comunque questo periodo, questa emergenza sanitaria ha solo acuito secondo noi, perché erano ben esistenti anche da prima, soprattutto a livello di integrazione del tessuto sociale. Quindi l'idea è quella di creare un museo alternativo, anche in questo caso. Musemu infatti è l'anagramma di museum, quindi in questo senso proprio la differenza dei musei tradizionali, ed è la sigla per, cioè l'acronimo per Museo Senza Mura. Quindi l'idea di creare un museo completamente online, un cloud, fruibile da chiunque e ovunque, e che riesca a raccontare la città da un punto di vista diverso, cioè anche i suoi luoghi più conosciuti e più rappresentativi, ma anche quelli meno conosciuti e meno rappresentativi, attraverso le storie dei suoi abitanti, le storie di chi vive davvero questi luoghi in modo molto diverso spesso, per costruire una memoria collettiva che secondo noi è l'unico fondamento possibile per una reale integrazione. Il Musemu potrebbe appunto porsi come comunque un contenitore multimediale di molti eventi culturali e di laboratori, tra l'altro, che verranno fatti con le scuole, ma anche con associazioni culturali, con i cittadini del quartiere, per raccogliere appunto tutti questi racconti e metterli a disposizione della collettività che creerà questo museo open source. Riccardo, complimenti perché sei sul gongo e ti sei fermato. Al top. Proseguiamo con panchina post-pandemica. Prego. Buongiorno a tutti. Dopo tanti mesi siamo ancora qua davanti a una webcam e sinceramente non sappiamo quanto tutto questo durerà ancora. Per tutto il tempo del lockdown abbiamo abitato uno spazio fisico privato e uno spazio virtuale pubblico. Ora, nella fase 2, lo spazio fisico è tornato ad essere pubblico, ma con protocolli, normative, regole che evitano questo famoso contagio di cui tutti ormai sappiamo. Noi di Panchina post-pandemica vogliamo essere interpreti attivi di questo cambiamento epocale. Per questo abbiamo ideato un monumento dinamico, che sia attivo e che non sia statico e passivo come sono di solito i monumenti, ma che non perda assolutamente la sua caratteristica contemplativa e soprattutto commemorativa. La nostra quindi non è una mera panchina, ma un modulo con forme simili a quelle di un divano salotto, che ha la capacità di fungere all'occasione sia da seduta
che da contenitore naturale, posizionando al suo interno un vaso con una pianta, che simboleggia ovviamente la natura. Natura che aiuta l'uomo a mantenere sia le distanze di sicurezza, ma che lo aiuta anche a rinascere, e quindi a rinascere come uomo sociale nuovo, come noi crediamo che e vogliamo credere che sarà. Natura infatti significa ciò che nasce. Il nostro monumento azione, come amiamo chiamarlo, sarà quindi un luogo di incontro dove creeremo atti teatrali, performativi ed educativi, in collaborazione con altri enti e organizzazioni e anche con voi, perché no? Infatti noi desideriamo essere un contenuto, ma soprattutto un contenitore, accompagnare, accogliere e comprendere questo cambiamento che stiamo vivendo tutti insieme come genere umano. E quindi è così che vogliamo lasciarvi, dicendo che il nostro sarà sempre uno spirito collaborativo e non vediamo l'ora di incontrarci fisicamente. Grazie. Francesca, efficace e soprattutto sintetica. Grazie. Grazie Francesca. Proseguiamo con Panes. A voi la parola. Buongiorno a tutti. Mi presento, sono Fabio Amadei, docente di storia e cultura dell'alimentazione. Qui con me c'è Silvia Macchi, che si occupa di organizzazione di eventi e di turismo. Non sono presenti, ma collaborano al progetto Anna Biazzi, laureata in antropologia, Elvin Bunic, che è la mente economica e amministrativa del gruppo, e Luca Giannasi, che è educatore. Siamo un gruppo di amici e da questa amicizia è nata un'idea condivisa. Se volessimo descrivere brevemente il nostro progetto, pensiamo alla costruzione e alla creazione di una casa del pane in Oltretorrente. Un luogo in cui la cultura gastronomica sia al centro, e tra tutte vorremmo proprio scegliere la cultura del pane, perché è un simbolo per eccellenza della nostra identità gastronomica, ma allo stesso tempo un perfetto ponte tra culture diverse. Il pane, allo stesso tempo, è l'idea del creare, del preparare il pane insieme, diventa un momento importante di condivisione, di conoscenza, di esperienza, e quindi un luogo per conoscere, ma allo stesso tempo per conoscersi, e mai come in questo momento ne abbiamo veramente bisogno. Il pane è un simbolo di condivisione e di scambio, per questo proprio in Oltretorrente abbiamo pensato di inserirci e di voler collaborare assieme ad altre realtà già attive, quindi lavorare in sintonia e portare avanti i comuni, facendo soprattutto, usando quindi l'impasto come mezzo per cura di sé e degli altri. Per fare questo vogliamo anche provare a trovare un luogo che sia capace di guardare al campagna che ci circonda, portando avanti progetti che sostengano agricolture sostenibili e uno sviluppo di filiere virtuose. Quindi un luogo in cui all'occorrenza si possano creare anche momenti di condivisione, di diffusione, e che possa diventare un forno collettivo. Grazie a tutti. Grazie Francesco, grazie. Ho sentito uno squillo, quindi ti hai rimesso anche tu il countdown. Bene. Allora, perfetto, mi sta venendo l'ansia con questo contatto rovescio a me. Ci mancava un po', vero, di ansia. Andiamo avanti. Allora, continuiamo con Pianta Me. Prego Letizia e prego Marco. Mi sentite? Ci siete? Mi vedete? Ok. Perfetto, arrivo. Ciao a tutti, io sono Marco e insieme a Letizia e Gian Saverio siamo gli ideatori di Pianta.me o Pianta.me o Pianta.me, coltiviamo la felicità. Ci siamo conosciuti mentre guardavamo una serra indoor tecnologica costruita da dei ragazzi con qualche anno in meno di noi nel Fab Lab, e senza renderci conto abbiamo iniziato a condividere le nostre peripezie per coltivare delle piante in casa. Abbiamo fatto un gruppo WhatsApp per aiutarci, scambiarci consigli, e abbiamo iniziato a capire che non provavamo più quel senso di frustrazione e quella solitudine che si prova nel non riuscire a coltivare una pianta in casa. Alzate le mani quanti di voi hanno affrontato le nostre stesse emozioni, vi vedo se alzate le mani. Le sensazioni anche solo per coltivare un basilico, lo metti sulla finestra e si brucia per il sole. Quindi mentre ne parlavamo abbiamo deciso di partire proprio da quelle sensazioni provate di fronte a quella serra e abbiamo creato Pianta.me, coltivare in casa in modo semplice condividendo la propria esperienza. Ma in cosa consiste davvero? Noi vogliamo dare la possibilità di adottare una serra indoor tecnologica anche per un breve periodo, sceglierla in base al tipo di abitazione,
scegliere cosa coltivare con l'obiettivo di sostenere la biodiversità del territorio di Parma, scegliere per quanto tenerla, 3-6 mesi, oppure per il ciclo biologico della pianta scelta. E poi, grazie alla community, poter condividere i propri progressi con gli altri, ricevere consigli, partecipare a delle sfide. Nella vita reale però, pensate a una sorta di farming, ma nella vita vera. Ma qual è il nostro vero obiettivo? L'abbiamo detto all'inizio, coltivare la felicità. Abbiamo chiesto proprio a 200 parmigiani cosa provano quando coltivano e 3/4 di loro ci hanno risposto che sono felici e provano benessere, nonostante i problemi che abbiamo detto prima. Quindi, con una serra indoor adattabile agli spazi, facile da usare, costruita con materiali riutilizzabili, vogliamo portare un cambiamento nelle case delle persone, e non solo in quelle dove non si riesce a coltivare, in tutte. Questo cambiamento è la felicità, però non c'è solo questo, ma anche la sostenibilità ambientale, il benessere personale e il mantenimento della biodiversità. Quindi, infine, chiediamo anche a voi tutti di far parte della community già da oggi ed aiutarci a sviluppare questa idea dandoci tutti i feedback che volete. Grazie. Grazie, grazie Marco. Grazie Marco. Continuiamo con Profession. La parola ad Elena, giusto? Buongiorno, ciao a tutti. Sono Elena Prestigiovanni di Profession. Insieme a me c'è Gloria Mussi. Profession cos'è? È un format educativo su moda sostenibile. Perché proprio la moda? Perché è il secondo settore più inquinante al mondo ed è importantissimo, riguarda tutti noi. Vi ricordo che siamo tutti vestiti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e ci vogliamo rivolgere agli studenti delle scuole superiori, perché crediamo nella loro partecipazione, nel loro interesse. Hanno partecipato in oltre 10.000 studenti al Fridays for Future, dove appunto si manifestava per i cambiamenti climatici, e vogliamo proporre un format di 2 ore di lezione frontale con gli studenti di scuola superiore, perché sono i consumatori di oggi e anche i professionisti del domani. Gloria, se vuoi fare una conclusione. Allora, sì, non aggiungo altro, volevo concludere ricollegandomi a una frase che è stata detta da Daniele Pezzali durante l'introduzione, cioè che abbiamo bisogno di credere nei giovani e nel futuro. E Profession nasce attorno a questa generazione che ne è la rappresentante. Quindi con i giusti strumenti e la giusta informazione avviene il cambiamento. Noi ci crediamo tantissimo e speriamo di portare avanti questo progetto che riteniamo assolutamente vincente. Grazie. Grazie Gloria, grazie Elena, ci avete fatto risparmiare 30 secondi, che insomma c'è una famosa battuta di due comici siciliani, dice, a proposito della costruzione del ponte sullo stretto di Messina, dice, ci fanno risparmiare 20 minuti, ma quando arriva a Palermo 20 minuti prima, che faccio? Non c'entra nulla, ma è tanto per spezzare. E Alessia, vai a te. Allora, continuiamo con Residenza d'Artista o Colonia Culturale a Parma. La parola a voi. Ciao, noi siamo Erika Gaibazzi e Giorgia Ori e Norma Ori, e siamo il team che ha proposto il progetto di residenza, la prima residenza culturale in Italia guidata da un team interamente femminile e under 30. E la residenza sarà un centro culturale di ricerca e di produzione artistica, e non solo, perché uno dei valori fondanti della residenza è l'interdipendenza. Noi crediamo che la cultura sia connessione, e di conseguenza prevediamo di invitare all'interno della residenza non solo artisti, ma anche tutte quelle professionalità che ruotano attorno al mondo culturale e scientifico. E quindi insomma, arricchendo in questo modo il dialogo fra i residenti, per cui prevediamo anche una remunerazione. Un altro tema importante della nostra residenza è il legame con il territorio, non solo per accrescere il turismo culturale, ma anche per coinvolgere gli enti del territorio e gli artigiani locali. Inoltre, un altro punto importante è quello dell'innovazione digitale. Sì, infatti alla residenza è collegata una piattaforma online che è innovativa nel suo genere e unica. È la prima piattaforma di archivio, e-commerce e blog
correlata a una residenza di questo tipo, a un centro culturale, e questa piattaforma permette sia l'autofinanziamento del progetto dopo il primo anno, infatti è un progetto a lungo termine, sia la possibilità appunto di continuare a pagare sia gli artisti che tutti gli artigiani con cui veniamo in contatto. Quindi è un progetto sia per il territorio, sia per offrire nuovi posti di lavoro anche sul territorio e non. Grazie. Grazie. Poi in anticipo, vai Alessia. Siete bravissimi. Allora, proseguiamo con Society, città e cittadini smart. Mi sentite adesso? Perfetto. Ciao a tutti, io sono Luca. Michele. Martina. Society è un progetto di gamification che mira a implementare il concetto della cittadinanza attiva, coinvolgendo quindi direttamente i cittadini in alcune attività pratiche del proprio comune, che grazie a questo sistema risparmierà denaro nell'esecuzione delle ordinarie attività di manutenzione, oltre a essere sempre informato dei propri cittadini riguardo agli interventi da porre in essere per la salvaguardia di territori e persone. Il meccanismo di funzionamento è molto semplice. Inizialmente il comune inserisce all'interno del sistema che creeremo una serie di attività di pubblica utilità che si rendono necessarie. Questi task possono essere manutenzione di aiuole, parchi pubblici, servizi per categorie svantaggiate, prestazioni gratuite volte all'arricchimento culturale della popolazione, attività di inclusione sociale e così via. Ogni task avrà un valore che corrisponderà ai punti che potrà guadagnare chi se ne fa carico. Attraverso un'applicazione mobile scaricabile gratuitamente, i cittadini residenti nel comune potranno visualizzare i task, prendersene carico, per poi, una volta eseguito un tipo, comunicare in modo rapido e veloce l'esecuzione dell'attività comune. Il comune procederà quindi alla verifica e accrediterà i punti sul profilo del cittadino. I punti accumulati dai cittadini potranno servire per agevolazioni fiscali, come ad esempio uno sconto sulla tassa, piuttosto che per guadagnare più punti nelle classifiche per accedere agli alloggi di pubblica, o addirittura potranno essere convertiti in denaro per le associazioni di volontari grazie al coinvolgimento. Grazie a tutti. Pronto? Ragazzi, vi sentiamo malissimo. Ci deve essere un problema di connessione. Alessia, direi di continuare, anche perché si sono persi gli ultimi secondi, ma il senso mi pare che fosse abbastanza chiaro, almeno a me è sembrato così. Sì, e poi okay. direi anche c'è l'occasione della video intervista per recuperare appieno la presentazione. Sì, sono saltati gli ultimi secondi di questo intervento, ma diciamo l'idea era già sufficientemente chiara, almeno mi sembra che fosse così. Alessia, passiamo al prossimo gruppo. Il prossimo gruppo è Tangram, Cantieri Creativi di Comunità. A voi. Eccoci. Ciao, allora io sono Roberta, sono un'arteterapeuta, con me ci sono Enrica che è un'operatrice sociale in ambito interculturale formata in teatro di comunità e poi ci sono Lucia e Giulia che sono due artiste. La nostra idea è Tanga e si tratta di un progetto artistico partecipativo che mira a fare comunità attraverso pratiche espressive diffuse sul territorio ispirate all'arte terapia, al teatro sociale e alla scrittura creativa e anche ad altre narrazioni. Con Tanga vorremmo dare vita a una realtà di terzo settore in cui integrare le nostre competenze lavorative, che sono competenze tecniche, interculturali, artistiche, e per fini sociali e per affrontare creativamente le sfide della contemporaneità. Il progetto è rivolto a tutta la cittadinanza, ma si svolgerebbe prevalentemente nel quartiere San Martino San Leonardo, è uno storico quartiere popolare Parma, multiculturale e di trasformazione,
dove riscontriamo da un lato in particolare bisogno di socialità e di conoscenza reciproca, ma dall'altro anche una rete di attori sociali molto attivi nel lavoro di comunità. Attori con cui vorremmo collaborare per rendere questo quartiere partecipe nella vita culturale cittadina. Il tema principale su cui verte il progetto è il rapporto tra spazio cittadino e identità sociale. Ci chiediamo che ruolo abbiano nella nostra identità gli spazi che ci circondano e se sia possibile costruire comunità e senso di appartenenza a partire dal luogo in cui si vive. Quello che vorremmo fare è rispondere a queste domande insieme agli abitanti del quartiere attraverso un percorso diffuso di laboratori espressivi e narrativi e anche lavorare ad un'installazione artistica partecipativa, sempre su questo tema, aperta tutta la cittadinanza. E si tratterebbe di un'opera artistica in divenire che prenderebbe forma proprio a partire dai contributi dei cittadini su queste tematiche. E il risultato finale sarà una mappatura artistica collettiva di tante parti della città. Prevediamo anche di creare un sito internet per documentare e diffondere il progetto. Un sito Roberta, di è il tempo finito. Come? È finito il tempo. Okay. Va bene. Più o meno adesso. Grazie. Grazie Roberta, scusami se ti ho interrotto. Niente. Allora, procediamo con Teatro Migrante, Storia in strada. Buongiorno a tutti, noi siamo Teatro Migrante, io sono Alma Beccarelli, sono con Alessandro Rocco Bianco e Adriano Arganini. Il nostro gruppo in realtà è un gruppo molto più ampio, di cui oggi noi siamo un po' i referenti. E Teatro Migrante è un gruppo informale di giovani che nasce circa 2 anni fa con lo scopo di integrare e coinvolgere un po' tutte le persone che sono migranti e non, che nella città di Parma hanno trovato una casa, quindi un posto a cui appartenere e in cui ritornare. Il mezzo del teatro che è stato molto utile perché è un mezzo che ci permette di coinvolgere e di integrare anche tutte le persone che non solo attraverso diciamo la parola ma anche attraverso i gesti si potessero riunire e siamo coordinati da un regista e un attore cileno. Spiego un attimo il significato del nome perché è teatro migrante, migrante nel senso che è aperto come un po' ho cercato di accennare prima, a tutte le persone che arrivano da altri stati, quindi un'integrazione in senso lato, però non solo, quindi agli studenti Erasmus, ai giovani anche italiani che si sono ritrovati nella città di Parma per motivi di studio e di lavoro e che una volta arrivati in città non hanno un luogo di appartenenza. E questo teatro ci ha un po' riuniti tutti, quindi ha aiutato a qualcuno a imparare l'italiano, a qualcun altro a muoversi e a ballare e a qualcun altro invece proprio ad avere magari meno difficoltà nell'approccio con le diversità anche culturali. E l'idea è quella di utilizzare il teatro come mezzo di condivisione, quindi ma un teatro che vuole essere migrante anche proprio nel significato senza barriere, un teatro aperto che si possa muovere all'interno della città, quindi non chiuso dentro un palcoscenico. E ci vogliamo focalizzare sulla storia di Parma, adesso vedo che abbiamo quasi finito il tempo, quindi tutto il resto lo spiegheremo poi. Va bene, grazie. Grazie mille, abbiate pazienza. Mi puoi ripetere il tuo nome, per favore? Alma Beccarelli. Il nome di battesimo? Alma, ok. Yeah. Ok, grazie Alma. Grazie e grazie anche ai due angeli custodi. Grazie a voi. Alla prossima. E allora, adesso tocca a Tudu. New day, new job. Posso partire? Vai. Ciao. Buongiorno a tutti i partecipanti, mi chiamo Pietro Piga, sono di Tuduno dei New Job, con me Michele, Francesco e Gianluca partecipano a questo progetto da circa 2 anni. Cosa fa Tudu? Tudu cerca di incrociare domanda e offerta per il lavoro occasionale di breve durata.
E come lo fa? Lo fa attraverso un algoritmo, okay, che vada ad incrociare quelle che sono le disponibilità prese preventivamente da parte di chi offre lavoro, da parte di chi cerca lavoro, incrociando quelle che sono le necessità di chi invece lo sta offrendo, costituendo quindi una coincidenza al cubo, quindi la persona corretta nel posto giusto al momento adatto. Questo perché? Perché nasceva l'opportunità quando eravamo all'università, infatti subito nasceva con il servizio rivolto ai giovani, nasceva la necessità di trovare occupazione velocemente per rispondere ai bisogni primari, quale potessero essere a bisogni primari, ad esempio, di giovani, potessero essere per i fuori sede, ad esempio, rientrare verso casa. Successivamente si è evoluto anche verso un servizio per persone che avessero semplicemente necessità di integrare un reddito, quindi anche famiglie o comunque persone adulte. Soprattutto in un momento come quello odierno, anche post-Covid, dove molte persone hanno anche perso lavoro, il nostro intento è quello di rispondere a questa necessità, venendo incontro a queste persone, sviluppando quindi questo servizio in una triplice direzione, formativa per i giovani, perché in questo modo possono fare esperienze dei lavori, remunerativa, quindi economica, perché davvero possono portare a casa qualcosa dalle loro esperienze, soprattutto sociale, perché permette ai giovani di fare esperienze in determinati ambiti lavorativi, e successivamente anche di iniziare questo approccio al mondo del lavoro, rendendolo meno spaventoso, la faccia dell'università. Normalmente se vogliamo cercare dei servizi usati in larga parte dalle persone, per uno store online si riconosce Amazon, per un servizio di streaming online si riconosce Netflix, mentre per un lavoro, per la ricerca di lavoro occasionale, non c'è un vero player principale di mercato. Quello vogliamo essere noi. Grazie a tutti. Grazie Pietro, grazie. Alessia, chi c'è adesso? Adesso Vertical Farming Education, tocca a voi ragazzi. Quanti ne mancano, Alessia? Gli ultimi due, Vertical Farming Education e a seguire Workaround. Perfetto. Prego Guido. Buongiorno. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Guido. Buongiorno a tutti, Alessandro, piacere. E voglio partire con una domanda. Secondo voi quant'acqua consumiamo al giorno? Immagino che intuitivamente verrò a pensare a quante docce fate o quante lavapiatti o lavatrici fate partire, quindi non so, 200, 300, 500 litri, voler esagerare. Purtroppo no, in Italia consumiamo 6.300 litri d'acqua al giorno a testa. Com'è possibile? È possibile perché la stragrande maggioranza di quest'acqua è l'acqua cosiddetta invisibile, ovvero l'acqua che si nasconde dietro la produzione di un bene un servizio, come i nostri vestiti, il computer, ma soprattutto per l'89% dipende da quello che noi mettiamo sotto i denti. Per colmare questa mancanza di consapevolezza, abbiamo deciso di creare un laboratorio educativo da portare all'interno della scuola, che sia pratico e teorico, e che tratti quindi il tema dell'educazione ambientale. La parte teorica seguirà i principi della psicodidattica gestaltica e del learning by doing, con la produzione di materiale didattico per supportare gli insegnanti e fornirgli dati certi e attendibili. La parte pratica, invece, sarà garantita dall'installazione di una vertical farm, un sistema sostenibile di coltivazione idroponica indoor su più livelli. Permetterà quindi alle studenti, durante queste 4 settimane di laboratorio, di coltivare la propria insalata dalla semina e al raccolto, ma soprattutto gli offrirà la possibilità di misurare l'acqua che è necessaria per produrre gli alimenti, confrontando quindi questo dato con l'acqua necessaria per produrre altri alimenti, i ragazzi potranno scoprire che una dieta sana è anche rispettosa dell'ambiente. E questo è un progetto a cui teniamo particolarmente, su cui lavoriamo da un po' di mesi, ci siamo confrontati con tanti insegnanti presidi, ricevendo dei feedback costruttivi, interessati, tanto che da 10 istituti di Parma abbiamo ricevuto lettere di intenti per la realizzazione di 20 laboratori nel secondo semestre del prossimo anno. Perfetto, confessato che vi siete allenati per fare questa performance al secondo. Ci alleniamo per tutto. Benissimo. Allora Alessia, mi pare che siamo arrivati all'ultimo gruppo. Dulcis in fondo, Workaround, esplora il mondo. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo e con Sara e Annalisa vi presentiamo Workaround. Anche la nostra idea è nata nel periodo dell'emergenza Covid, quindi tutti e tre eravamo sotto questo tetto e tutti e tre eravamo un po' alle prese con una nuova sfida
che era quella di cominciare a lavorare da casa, un nuovo modo di lavorare. E proprio perché siamo stati un po' compagni di sventure, diciamo, abbiamo avuto modo anche di riflettere su quanto questo cambiamento poteva impattare sulle nostre vite, a partire un po' dal presupposto che è quello di non essere più legati fisicamente a vivere dove lavori. Quindi se ti lasci trasportare un po' dalla fantasia, puoi immaginare di passare magari un mese d'estate al mare, un altro in una città d'arte, un altro ancora in montagna, tutto però continuando a lavorare, a fare il tuo lavoro. Workaround quindi nasce un po' con l'obiettivo di permettere a tutti i professionisti che lavorano da remoto di fare questo e anche di poterselo permettere, quindi con dei costi molto più bassi dei mezzi tradizionali. Workaround sarà una piattaforma online, i professionisti si registreranno e potranno scegliere fra diverse modalità di partecipazione, dalla più economica, ovviamente una più esclusiva. Vi presento solo la prima perché ovviamente in due minuti, che è diciamo quella più accessibile ed è una sorta di scambio casa. Quindi i professionisti si registrano, mettono a disposizione la propria casa e poi vengono diciamo messi in contatto con altri professionisti quando hanno manifestato diciamo un interesse reciproco per la propria abitazione. Quindi con un prezzo diciamo basso o comunque molto concorrenziale riescono a passare un periodo di tempo medio-lungo in un'altra località, hanno il contatto di una persona del luogo che può orientarli anche su come organizzare la propria visita e in più soprattutto possono continuare a lavorare perché sono sicuri di trovare un posto che sia adatto al telelavoro, quindi con una connessione internet, con una sedia ergonomica, con tutta una serie di diciamo elementi di contesto che aiutano a fare la propria professione. Terminato, grazie. L'ultimo gruppo, mi sono un po' distratto e non ti ho segnalato i 10 secondi. Ti chiedo scusa, ma sei stato nel tempo perfettamente. Signori, io direi a questo punto che possiamo provare a fare saltare di nuovo la nostra piattaforma dedicandoci un meritato applauso a tutti quanti. È davvero emozionante e suggestivo ascoltare le vostre idee e raccontate da voi sono molto più belle e più ricche della lettura che abbiamo fatto, seppur attenta, per selezionarli. Grazie a tutti. Bene, bene. Allora, respiriamo un attimo e facciamo un po' il punto della situazione. Quindi sono le 12:35, mi pare che siamo perfettamente nei tempi, ci eravamo ripromessi di chiudere entro le ore 13, quindi abbiamo un po' di tempo per fare appunto il punto e programmare la continuazione dei lavori. E come vi accennavo prima, abbiamo pensato oggi pomeriggio di suddividerci in tre gruppi e quindi abbiamo suddiviso i progetti in tre gruppi in maniera omogenea per area di interesse. Passerei la parola, se è pronto, a Christian, che fa parte del nostro gruppo di lavoro, e così ci spiega come lavoreremo e un po' la composizione dei gruppi. Quindi prendete nota del gruppo in cui siete e della stanza in cui dovrete andare. Prego Christian, grazie. Detto, grazie a te Salvo, grazie a tutti e tutte. Confermo l'impressione molto, molto buona, molto positiva che avevamo avuto leggendo le vostre idee. Confermo quello che dice Salvo, la sensazione di un grande valore ascoltandole direttamente dalla vostra voce, vedendovi anche se così a distanza. Quindi di questo sono personalmente, ma siamo tutti dello staff sicuramente molto, molto contenti e vi ringraziamo per questo. C'è necessità di approfondire quanto abbiamo ascoltato e per questo abbiamo pensato, come sapete, nel pomeriggio di proseguire con un lavoro in piccoli gruppi per permettere di realizzare un momento di conoscenza, confronto, riflessione e crescita per tutti. La finalità di questo momento è fare in modo che ciascuno dei gruppi possa raccontare la propria idea con
almeno due obiettivi, ma ce n'è tanti. Il primo è che spiegando si impara. Questa è una frase che dice un fisico e divulgatore statunitense che si chiama Richard Feynman. Raccontando ad altri, dovendo spiegare ad altri, possiamo vedere meglio le nostre idee, i nostri progetti, comprendere meglio a che punto siamo arrivati nell'elaborazione, nella definizione delle idee, nel disegno complessivo che abbiamo costruito con la sua coerenza e in tutti i dettagli. Ok? Quindi un primo obiettivo è quello di raccontarsi in maniera un po' più approfondita rispetto a quanto abbiamo fatto questa mattina. Secondo macro obiettivo è di far emergere potenzialità e criticità di ciascuna delle idee. Far venire al pettine i nodi ancora da sciogliere, perché c'è tempo per sistemarli nella progettazione esecutiva, nella fase che verrà successivamente. Ed è quindi meglio non far finta in questo momento che i progetti siano già perfetti, ma che ci siano degli aspetti da sistemare, da migliorare e da mettere a posto, perché c'è ancora l'occasione e il tempo per farlo. Ok? Abbiamo pensato di creare tre raggruppamenti di idee. Ciascuno lavorerà con un formatore della Lude, un tutor che le accompagnerà nei lavori di oggi pomeriggio, ma anche delle prossime settimane. Ogni gruppo avrà una sua stanza di lavoro. Adesso subito dopo vediamo bene con Giuseppe come ci organizziamo praticamente, se il piano originario è confermato o ci sono delle variazioni. È da verificare il piano originale, quindi se posso e se siete d'accordo darei appuntamento a tutti, non che ci si stia salutando adesso, ma per i lavori del pomeriggio darei appuntamento a tutti alle 14:30, se non sbaglio. Qui in questa stanza grande, a quel punto vi comunicheremo i codici di accesso che dovrebbero essere confermati, li avete già ricevuti via newsletter, ma ho bisogno di fare un'ulteriore verifica. A quel punto alle 14:30 vi diamo i codici di accesso definitivi per ciascuno dei tre gruppi e anche quindi da suddivisione. Perfetto. Quello che possiamo già dirci ora è appunto la composizione dei gruppi e il tutor che è stato assegnato. Allora, il primo gruppo che diciamo raggruppa idee che stanno attorno diciamo all'area tematica dell'arte, linguaggi artistici seppur diversi, identificato dal colore blu, e lavorerà con Salvatore Rizzo, ed è composto dai seguenti gruppi: Al Balcon, Braci, Human Books, In Strada Caduti, In Strada Rinati, Musemu, Mudico, Residenze d'Artista, Tangra, Cantieri Creativi di Comunità e Teatro Migrante. Ok? Li ripeto velocemente: Al Balcon, Braci, Human Books, In Strada Caduti, In Strada Rinati, Musemu, Mudico, Residenze d'Artista, Tangram e Teatro Migrante, con Salvatore Rizzo, gruppo 1, gruppo blu. Ok. Il secondo gruppo, identificato dal colore rosso, che lavorerà con me, e raggruppa idee che stanno attorno al macro ambito tematico socio-educativo sanitario, ed è composto dalle seguenti idee, dai seguenti gruppi: Casa Famiglia La Maca, Competi, Da Devo, Erap, Panes, Society, To Do e Workaround. Ok, ripeto velocemente: Casa Famiglia La Maca,
Compiti, da Devo, Erap, Panes, Society, To Do e Workaround. Infine, il terzo gruppo, identificato dal colore verde, raggruppa progetti che stanno su un'area tematica che va dall'innovazione tecnologica e ambiente alla riqualificazione urbana, e lavorerà con Michele Gagliardo, ed è composto dai seguenti progetti: Canva, Kiro, Guide Junior, Idee in Loop, Improve Oltre Torrente, Pianta.me, Profession, Vertical Farming Education e Panchina Post Pandemica. Ripeto velocemente: Canva, Kiro, Guide Junior, Idee in Loop, Improve Oltre Torrente, Pianta.me, Profession, Vertical Farming Education, Panchina Post Pandemica. C'è qualcuno che è rimasto fuori? Ci siamo dimenticati di qualcuno? Okay. Allora, aggiungiamo ancora alcune informazioni. Poi nelle stanze, nei singoli gruppi, sicuramente con me, con Salvatore, con Michele avremo modo di dirci alcune altre cose, ma diciamo alcune linee guida generali. Lavoreremo dalle 14.30 a un orario variabile, diciamo dalle 17.30 a oltranza fino a quando ce n'è bisogno, in modo che tutti possano raccontarsi in maniera un po' più approfondita e soprattutto creare questo momento di scambio, di confronto. Avremo almeno 5 minuti a testa per il racconto e poi per una successiva fase di dibattito in cui gli altri gruppi appunto possono intervenire, fare domande, proposte. È molto importante, come abbiamo cercato di dire, questo processo di scambio e questa volontà anche di entrare nelle idee degli altri, nel progetto degli altri, per aiutarci reciprocamente a comprendere meglio e a sviluppare la nostra idea. Tra le altre possibilità, anche quella di iniziare a raccogliere un po' di feedback, no? Sull'idea presentata da parte degli altri. E perché no, c'è anche la possibilità di trovare dei progetti con maggiori affinità, dei progetti con i quali magari si possono costruire anche delle collaborazioni. Poi forse su questo punto ci si può tornare, perché è importante. Questo direi, aggiungerei solo, ma poi chiedendo a Salva, a Michele, a Alessio e Giuseppe se hanno altro da aggiungere, che diciamo tendenzialmente con i tutor con i quali vi confronterete oggi pomeriggio, ecco, ci sarà la possibilità anche di collaborare, essere seguiti nello sviluppo della progettazione esecutiva, che poi vedremo meglio a partire da domattina, in modo che sia garantito a ciascun progetto, a ciascuna idea, la possibilità di avere un accompagnamento che aiuti a sviluppare l'idea e ad affrontare al meglio questa fase. Grazie, okay. Cristian. Mi sentite? Sì. Grazie Cristian, è chiaro il lavoro che dovremmo andare a fare, di confronto, di analisi e di riflessione sui nostri progetti con l'aiuto degli altri. Allora, abbiamo qualche minuto, non tanti, vorrei chiedere se qualcuno di voi ha bisogno di un chiarimento o ha una domanda da fare, da porre, lo faccio adesso perché durante la pausa stacchiamo anche il citofono dai muri. È tutto chiaro? Sì, ciao a tutti, io l'ho scritto in chat, non ho capito bene quando la modalità di accesso ai gruppi di oggi pomeriggio.
Lo spiega Giuseppe Davella, a cui passo la parola. Sì, alle 14.30 qui in stanza grande diamo i codici di accesso ai tre gruppi. Quindi ci vediamo qui e poi ciascuno si sposta nella stanza è stato a questa assegnato. Vi chiederei di non arrivare troppo in anticipo perché abbiamo ancora bisogno di fare qualche prova tecnica, quindi dalle 14.25 in poi, quando volete, non prima, se possibile. Ecco, di solito si chiede di non arrivare in ritardo, io vi chiedo invece di non arrivare in anticipo. Benissimo. Altre domande o dubbi? Mi sembra di no. E allora... Sì. Ah, scusa, chi parla? Tania, di Canva. Tania. Avevo visto sul programma che noi avremo l'intervista alle 13.50, quindi prima dell'inizio della seconda fase. Sì. Come possiamo accedere invece all'intervista singola? Il codice per la stanza interviste è confermato, d'altronde è quello che abbiamo usato anche per la sessione fotografica, quindi ti confermiamo, Tania, che ci vediamo lì alle 13.50. Questo vale per tutti i gruppi. Perfetto, grazie. Stato comunicato di avere una sessione interviste da qui all'orario in cui poi ci sposteremo. Che grazie mille, la lettera, perfetto. Magari, se riesci a ripeterceli per essere sicuri che tutti abbiano ricevuto compresa l'informazione, con chi lavoriamo per le interviste da qui in avanti? Provo a recuperarlo anch'io, nel frattempo dell'elenco ci sto soltanto un secondo. Alessia, ora vi sentiamo. Scusate, mi parlavo con il microfono spento. Allora, l'appuntamento è alle 13.30, la stanza intervista è con al balcon, alle 13.40 con Braci e alle 13.50 con Canva. Esatto, quindi faremo queste prime tre interviste, mentre le prossime, come sapete, sono in programma al termine dei laboratori alle 18 in poi. La raccomandazione è esattamente come abbiamo fatto finora. Per chi dovesse arrivare prima o se l'intervista del gruppo precedente è ancora in corso, collegatevi con il microfono spento, in modo tale che continuiamo a registrare serenamente soltanto le persone che parlano e poi passiamo agli altri. Solo questo. Allora, io direi di chiudere qui, così abbiamo anche un po' di tempo per fare una nostra pausa. Mi sembra che nonostante la lontananza e il mezzo, le cose siano filate abbastanza lisce, senza troppi intoppi, di questo ovviamente siamo contenti. Rinnovo a nome di tutto il gruppo della Lude i ringraziamenti e le congratulazioni con ciascuno di voi, perché siete stati bravi, seri e nello stesso tempo anche appassionati, e questa è una cosa importante. Buona pausa, ci vediamo più tardi. Se qualcuno proprio non ce la facesse, avesse bisogno di fare una domanda, usate Telegram. A più tardi. Grazie, a più tardi. Ciao. 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 Buon appetito. Buon appetito a voi. Ciao, buon pranzo. Thank you.